Attenzione, se mi avete mandato la richiesta di amicizia su Wibble Wobble e vi risulta che l'ho rifiutata, rimandatemela perché per sbaglio ho cancellato un paio di richieste. Vahekuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Incronato, non so io, Kai, Watch Wibble Wobble. Nonostante ci sia un evento importante in corso, io ancora faccio spacchettamenti. Per un bel periodo farò solo spacchettamenti perché praticamente ho fatto video fino al boss che si trova qui a Valdoro Centro. Quindi, a meno che non arrivo a un buon punto sulla Gran Baruffa, ad affrontare i boss della Gran Baruffa, perché comunque sia, il team non ho tutti quanti sopra il livello 30, quindi è un po' difficile combatterci. E a meno che non arrivo a quei boss, farò solo spacchettamenti. Ma penso che per fine settimana qualcosa faccio. Ad ogni modo, farò solo due giri di slot Kaioni e ben 13 di spacchettamenti di monete. Iniziamo con le monete un pochino più scrause, tipo quella rosa che può farmi capitare uno splendente, sicuramente Shikalama. Vuoi vedere? Guardalo! Guarda, l'ho chiamato Shikalama. Sinceramente, non lo so, queste monete non garantiscono un granché di riuscita. Per quanto riguarda degli spacchettamenti buoni, io, come scrissi nella descrizione dello scorso video, ho trovato Capitan Tuono. Vulcano è buono comunque sia. Ho trovato Capitan Tuono e l'avete visto appunto tra i Wibble Wobble che ho nel team. E ce l'ho già a livello 33. In meno di una settimana l'ho fatto arrivare a 33, ma perché praticamente ho combattuto sempre con lui, gli ho dato tutte quante le sfere che trovavo e ora sto allenando anche Farfamiglio, perché Farfamiglio, insieme agli altri yokai, è l'unico a cui posso far salire l'energy max della cura facendo le fusioni e quindi senza usare i segreti dell'anima che li sto usando per gli altri yokai, tipo appunto in squadra yokai appunto tipo Capitan Tuono, Velenotto, e a loro l'energy max serve da farlo salire per forza con i segreti dell'anima, perché non è facile trovare yokai, trovare loro nelle slot, anche perché alcuni tipo Velenotto non si trova nelle slot, o se si trova è molto difficile. Infatti Capitan Tuono, io quella sera non stavo registrando, ho detto vabbè, ho altri due giri di slot, ho farmato altre monete, cerchiamolo. Mi è uscito, non mi ricordo chi mi è uscito, mi sembra, boh, non mi ricordo chi era. E ho detto, ah vabbè, facciamo anche l'ultima. Vado, pallina d'oro, dico, porca miseria, chi sarà mai? Capitan Tuono, SS, fermi tutti. È stata una cosa fantastica, troppo bello trovarlo in quella maniera. E mi sono quasi finito tutte quante le monete, non sta uscendo nulla di buono. O meglio, sto ampliando il medaglium yokai e poi a fine video andremo anche a liberare Shogunen, ve lo dico ora. E niente, insomma, ho trovato Capitan Tuono ed è stata la cosa migliore che ho trovato fino ad ora, oltre appunto a Velenotto, che ho usato le monete, la moneta selezione che l'ho dovuta comprare, l'unica cosa che ho comprato su Yokai Watch. Volevo comprare anche la moneta selezione più, costava un pochino di più a comprarla, l'avrei presa ma ci ho pensato troppo tardi, mi sono deciso troppo tardi, infatti già era scomparsa la possibilità di prendere la moneta. Ad ogni modo, avendo comprato la moneta di selezione, ho ricevuto Zaffinian, che non è male, ma per il livello a cui sto ora, gli yokai che ho adesso, è il migliore. E vi dico una cosa, ho scelto di mettermi squadra il curatore Farfamiglio al posto di Zia Cora, no, di Mamma Aura, io ho Mamma Aura, al posto di Mamma Aura. O di Sailornian, o di Linguermiera, perché Linguermiera è troppo debole l'Energy Max. È a livello 3 e mi cura quanto il livello 1 di Sailornian, Mamma Aura e Farfamiglio. Poi, l'attacco e i PS. I PS sono buoni, ma l'attacco è debole. E lo stesso Sailornian e Mamma Aura. Mentre Farfamiglio, arrivando al livello che ha Sailornian, al 30, e anche di Linguermiera che sta al 40 addirittura, è più forte di tutti, quindi ho preferito scegliere lui che posso potenziargli gli Energy Max reclutando Farfanima e Farfanemi. Li posso reclutare all'infinito, sono facilissimi da reclutare.
Ed è meglio così alla fine. Faccio prima in questa maniera. Quindi ho preferito mettere lui. Poi gli sto dando anche a lui un bel po' di sfere. E comunque sia anche l'attacco al punteggio. L'attacco al punteggio ho fatto 380.000 punti. Quindi ho preso un'esfera sacra, tre amuleti del tempo. Insomma, ho preso un bel po' di cose. Sto potenziando tantissimo alcuni yokai in particolare. Anche per l'attacco appunto, l'attacco al punteggio. Insomma, sto giocando davvero tanto a Yokai Watch come non ho mai giocato prima. A Weeble Wobble più che altro. Prima lo snobbavo un pochino. Anche quando ci giocavo prima che caricavo i video, lo lasciavo un pochino in disparte. Ma poi alla fine, insomma, a forza di giocarci mi sta riprendendo la voglia. E quindi gioco anche più volentieri. Infatti, se vedete, io ho caricato la slot al massimo la scorsa volta. Avevo giusto 2-3 giri da fare, ho detto l'ho fatto, ok. E infatti adesso è scarica e si sta ricaricando pian piano. Kominon è quello che c'era anche sul primo Yokai Watch, se non sbaglio. Penso che per il fine settimana, oggi è lunedì, sì, quindi per il fine settimana dovrei riuscire a caricare ancora un'altra volta la slot Oni. Ma questa volta lo facciamo insieme. Mentre per il fine settimana, o anche prima, spero, dovrei portare almeno un paio di boss della Gran Baruffa. Perché quella che è finita ieri ho fatto schifo. O meglio, ero tra i primi 500, tra i primi 500, 600. Però il problema è che non l'ho fatto perché i boss, perché non ce la facevo col livello. Ci ho provato, ho perso subito, quindi ho detto fermi. Aspettiamo la prossima, non fa nulla. Registro la prossima volta. Allora, eccoci qua con Shogunian. Insomnia l'ho recuperata pure, l'ultima, ci mancava solo lei. Eccoli qua. E liberiamo Shogunian. Shogunian è fortissimo, ragazzi. Io sono Shogunian, diventiamo amici. Probabilmente lo metterò in squadra. Però ho degli yokai in squadra molto forti e il team si sta bilanciando bene. Magari lo alleno perché lui dovrebbe essere audace, se non erro. Eccolo qua, infatti, audace. Quindi mi servirà per la sfida al boss di questa settimana. E lo metterò sicuramente in squadra. Però ho anche Aureo, insomma, Velenotto. Traspec che è fortissimo. Capitan Tuono, eccolo. C'era chi non ci credeva. Ed eccolo qua. Guardatevelo, fategli la foto, stampatevelo in mente. Io, come sempre, Kuge, finisco qui il video. Vi ringrazio per averlo seguito. Ma al solito in descrizione trovate il link per Twitter e Instagram dove pubblico anche qualcosa su Yokai Watch Weeble Wobble. Prevalentemente Weeble Wobble e aggiornamenti magari sui video che carico di tanto in quando. Quindi, io vi ringrazio. Iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e ci vediamo domani con un nuovo video. Bye bye.